La fidelizzante Respira ottiene la seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche e abbandona l'ultima posizione in classifica. Al degli udini finisce 1-0 tra i biancoazzurri e l'Avellino, che rimediano così il terzo KO di fila. I pugliesi salgono a più 3 sulla Viterbese ultima della classe e scendono a meno 7 dal quintultimo posto occupato dal Messina. Cudini opta per il 4-3-3 preferendo Marino ad Arrigoni a centrocampo e Bentola a Ecuban in avanti. Rastelli risponde con un inedito 4-3-1-2 con Di Gaudio schierato sulla tre quarti a sostegno del tandem offensivo composto da Tuncara e Marconi. Nella prima frazione accade pochissimo, ci prova Di Gaudio per gli ospiti al minuto 25, ma il primo tentativo viene respinto bene da Savini e il secondo esaurisce la sua corsa abbondantemente al lato. Nella ripresa lo spartito non cambia, partono meglio gli Irpini, pericolosi al minuto 49 con un calcio di punizione di Dall'Oglio che trova pronti i riflessi di Savini, e al minuto 72 con un colpo di testa di Marconi che salta in terzo tempo ma spedisce al lato. La Fidelis si fa fatica a creare occasioni, ma sugli sviluppi di un episodio quasi dal nulla la sblocca. È il minuto 75 quando un calcio d'angolo viene allontanato dalla difesa biancoverde, sulla sfera arriva Candellori che non ci pensa su due volte e calcia con potenza, sulla traiettoria si inserisce Dalmazzi che deviando beffa Pane e porta avanti i suoi, è tripudio al degli ulivi e confusione totale in casa campana, la reazione dei ragazzi di Rastelli che restano in 10 dopo il rosso diretto sventolato dall'arbitro in faccia ad Angelo, autore di un brutto fallo su Ecuban, e tutto in un destro volante di Marconi al minuto 78, termina così senza altri sussulti, dopo 7 minuti di recupero i biancoazzurri possono far festa. Adesso contro il Latina, se il Messina non vince da Taranto, potrebbe bastare anche il pareggio.